Dopo la bellissima notizia, una PET completamente negativa per Massimo, il leone ritorna a fuggire. Vogliamo dare alla città un'altra bellissima notizia. Siamo riusciti a raccogliere le 13 firme necessarie per presentare la mozione di sfiducia al sindaco in consiglio comunale. Una mozione che è stata proposta da me e dal collega consigliere Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto, a cui si sono uniti gli altri consiglieri del centrodestra, due del PD, Antonio Lenti, Liviano. Quindi Massimo ora si dovrà andare in consiglio, discutere e votare questa mozione. Facciamo un appello agli altri consiglieri, un atto di responsabilità. Lo posso dire, Massimo, con orgoglio, siamo stati i primi a voler mandare Melucci a casa. La città lo deve sapere. Luigi, per presentare questa mozione, così come è previsto dal testo unico, c'è la necessità di firmare in 13. Stamattina hanno firmato i consiglieri Di Gregorio, Lucio Lonucci e Gianni Liviano, quindi andremo a depositare questa mozione. Poi sarà il Consiglio Comunale a decidere l'incompetenza e la non capacità di questa amministrazione, che in tutti questi anni ha preso letteralmente in giro i cittadini d'Italia. Diciamo che noi siamo pronti, lo stiamo facendo alla luce del sole. Mi fa specie, oggi qualcuno ha fatto il tentativo di andare al notaio. Voglio ricordare alla cittadinanza intera quello che è stato detto al sottoscritto quando ha messo fine all'amministrazione Melucci. Voglio ricordare, così come ho detto all'epoca, lo ribadisco ad oggi, lo ribadisco anche oggi, che purtroppo questa amministrazione, il sindaco, non è capace di amministrare questo territorio. I cittadini devono ricordare che è stato un atto il nostro di coraggio, di forza. Non siamo attaccati alle poltrone. Non siamo attaccati alle poltrone, perché volendo potevamo avere tutte le prebende politiche di questa terra per mantenere in piedi l'amministrazione. Ora però la palla passerà al Consiglio, ma la città deve sapere che questa iniziativa, sostenuta dai 13 firmatari in totale, siamo 13, è partita da noi due. Un momento di ripeto, di uno sforzo per liberare la città. Noi vogliamo una Taranto diversa, vogliamo unire le migliori professionalità, le migliori intelligenze, le migliori menti, e lo chiariamo apertamente, siamo lontani dal centrodestra, lontani dal centrosinistra, creare una grande coalizione civica per riportare Taranto alla dignità che merita. Però questa mattina, quindi, Massimo, due belle notizie, la tua ritrovata salute e forza, stiamo liberando Taranto da Rinaldo Melucci, tutti insieme ce la faremo.